Questa mattina, il 17 di agosto 2017, riprendo la costruzione di questa video enciclopedia, alla quale sto lavorando da qualche tempo, e registro un video che ha per titolo Critica e autocritica. L'attività critica e autocritica è fondamentale nella vita umana. Ma io ho sperimentato nel corso di tutta la vita che gli esseri umani praticano di solito malamente queste due attività fondamentali. E nei giorni scorsi un amico architetto restauratore e fotografo, del quale sto pubblicando nel sito rivista Fulmini e Saette qualche foto, e quindi ha cominciato a frequentare il sito, a vedere, e ha visto anche nel sito foto che io pubblico di un altro amico, Luciano Cianti, e mi ha scritto un SMS dicendo: le foto di Luciano sono buone, ma mi sembrano un po' troppo costruite, tendono all'effetto. E questa è una critica. Critica è una distinzione che si fa tra ciò che è bello e ciò che è brutto, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò che è inconsistente e ciò che è consistente, con argomenti. Argomento di Antonio Italiano nei confronti di Luciano Cianti, fotografo, e che ha talento, le sue foto sono buone, ma che c'è qualcosa che ne limita la potenzialità, la possibilità espressiva, cioè un eccesso di effettismo, di calligrafismo, si sente la manipolazione dopo lo scatto. Bene, ho telefonato a Luciano Cianti, che è un amico, e gli ho accennato a questo fatto, a questa critica di Antonio, e lui mi ha risposto: sì, è vero, me ne sono reso conto anche io, lo faccio certe volte perché la qualità di base dello scatto non è sufficiente, allora cerco di migliorarla tecnicamente, però sono consapevole, questo che mi dici mi aiuterà. Ringrazia Antonio della sua critica. Ecco un esempio ottimo di autocritica: accettare una critica argomentata senza difendersi, senza partire per la tangente, senza inalberarsi. Ecco allora cosa volevo dirvi: la critica va argomentata, quindi questa cattiva abitudine che c'è di sbrigarsi di qualcuno o di qualche opera dicendo mi piace o non mi piace è deleteria. Io ricordo che l'amicizia mia con Nanni Moretti è nata ed è morta su un mi piace. Anni fa gli scrissi e gli dissi: Nanni, sono un cineasta, finirà che ci incontriamo in un festival, evitiamolo. Incontriamoci così. E telefonato ci siamo incontrati, abbiamo visto un film insieme di un giovane italiano, Stesso Sangue, un film che non era consistente, e uscendo, passeggiando nella notte a Roma, lui mi ha detto: mi piace. E io ho detto: non è sufficiente. Mi piace o non mi piace, non è importante se piace o non piace a Pinco Panco o a Panco Pinco. Ciascuno formula un giudizio argomentato, va oltre il gusto e definisce il rapporto di quell'opera con il sistema delle arti, eccetera, offrendo all'interlocutore punti di riferimento. Quindi andiamo oltre il mi piace, argomentiamo quando critichiamo, e andiamo oltre
il nervosismo e l'autodifesa quando qualcuno critica noi. Critica ed autocritica. Facciamo di queste due attività ciò che sono, un modo di orientarci nei confronti con gli altri, nei confronti di noi stessi e nei confronti delle opere.